Allora, siamo tornati. Questo che video è? Questo è un video un po' particolare per me. Adesso vanno di moda i trucchetti per dimagrire, i trucchetti per questo, i trucchetti per quello, ma io ho pensato di fare una cosa che invece mi tocca giornalmente. Ho il condizionatore a 20 gradi, io sto morendo di caldo, farò qualcosa in post-produzione perché mi sto chiazzando, poi d'estate con il caldo non mi trucco assolutamente, magari un po' di matita, un po' di lip balm, ma non mi trucco perché fa talmente tanto caldo, poi soprattutto a Roma in questi giorni fa un caldo talmente torrido che non si respira, il mio condizionatore non riesce a farmi star bene, quindi sembro lucida ma non lo sono, è sudore, mi sono tamponata e tutto ma non c'è niente da fare. Quindi andiamo al sodo perché voglio che sia un video breve, perché altrimenti che Allora, andrà? Oggi voglio rivolgermi anche a chi può capire quello che sto per dire. A tutte mi rivolgo, è ovvio, è a tutti, però a chi mi può capire meglio? Io sono una pendolare, mi tocca sorbirmi all'andata e al ritorno ogni giorno per andare al lavoro, un'ora di viaggio all'andata, un'ora di viaggio al ritorno. E quindi ho pensato. Io voglio parlare di ciò che mi rende profondamente nervosa, soprattutto al mattino quando stai andando al lavoro. Poi sapete, io sono una ritardataria cronica, no, solo per andare al lavoro perché non ho voglia di andare al lavoro, quindi rimando, rimando, poi alla fine bisogna andare al lavoro. E il sudore si sta facendo sentire, ma è allucinante. Io avrei bisogno di un bel ventilatore qui davanti che mi faccia star meglio. Comunque. Poi questa frangia, adesso una a luglio, bellezza. Ah, prima non arrivava l'estate, adesso è arrivata l'estate di botto, torrida, cioè non si respira. Oddio, 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 aiutatemi! Allora, voi direte, ah, sta tergiversando. È vero, sto tergiversando, però come vedete sto morendo sotto una montagna di sudore. Il condizionatore, non so perché, sta a 20 gradi, però io sto morendo. Secondo me è una reazione. Allora, questo è un video in cui vi voglio raccontare le cose che mi danno profondamente sui nervi quando sono in macchina. Ma quelle cose che proprio mi fanno sbroccare, per le quali scenderei dalla macchina e andrei dall'altra persona e farei cose che non si possono dire, non si possono dire se non mi rinchiudono. E quindi vediamo un po' che cosa mi dà fastidio quando sono Stavolta in adesso mi macchina. si calma anche la pelle, ho infilato la testa sotto l'acqua fredda. Quindi mi vedrete struccatissima, solo con un po' di matita nera, vedete solo la matita nera, ma chi se ne frega, io ho caldo. Allora, tornando al nostro discorso. Allora, che cosa mi dà fastidio quando io sono in macchina, soprattutto quando io vado al lavoro? Allora, io avevo preso degli appunti, ma li ho lasciati in macchina perché mi ero preparato un blocchettino in modo che tutte le cose che notavo che mi davano fastidio me le scrivevo. E ogni volta che appunto ero in macchina e l'ho lasciato giù, però ma a grandi linee mi ricordo. Allora, la prima cosa che mi dà fastidio, soprattutto perché mi è capitato stamattina, la mattina quando sei, ma qui a Roma si dice quando vai per uno, quindi devi andare al lavoro, già ti rode perché stai andando al lavoro, tutti quanti sono in ferie, è estate, è caldo, yeee, la spiaggia, e tu invece vai al lavoro. Vabbè. Io le ferie ce l'ho molto in là, quindi mi tocca andare al lavoro. Che qual è la cosa che mi dà profondamente fastidio? Le apette, le api. Sapete, l'ape piaggio? Quelle o i trattori. Io sono obbligata a fare, per evitare il traffico, delle scorciatoie che attraversano voi sapete, il Lazio, soprattutto la zona dei Castelli, è famosa per il vino. Quindi ci sono molte distese di viti che vanno lavorate, soprattutto in questo periodo, perché poi in autunno si raccoglie l'uva. E anche in autunno è peggio, perché poi vedi questi benedetti trattori carichi di uva. Quindi ti capita spesso di trovare gli anziani che non vanno in giro con i mezzi normali, ma utilizzano magari l'ape, perché per loro è comoda, perché dietro possono caricare quello che gli pare.
Tu la mattina arrivi, trafelata, sali in macchina, vai, esci dal garage, vi sto parlando della mia esperienza, esci dal garage convinta, ta 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 ta, ti metti in macchina, brum, la prima rotonda. Ti devi fermare perché devi dare la precedenza, perché alle rotonde si dà la precedenza. Ti fermi che ti arriva il vecchietto con l'ape. Di solito è un'ape verde bottiglia, che va come minimo mediamente a 20, più o meno 20 km orari. Immaginate. Vedo l'ape, dico, già lì appena la vedo arrivare, calcolo, ce la faccio a passare senza darle la precedenza oppure mi devo fermare. Quando ti devi fermare, rimani così. Dici, no Barbara, stai tranquilla, rilassati, rilassati, aspetti, aspetti. Nel frattempo vedi avvicinarsi quest'ape. Sopra c'è di solito un uomo dai capelli bianchi, piuttosto scompigliati perché è mattina presto, magari abbronzato con le rughe perché lavora nei campi, quindi sotto al sole, e vedi questo che tu... E tu sei lì, muoviti, muoviti, ti prego non andare nella mia stessa direzione, ti prego, ti supplico, per favore! Tram! Ti metti nella rotonda, dice ok, mi metto, sono dietro all'ape, che intanto vai sui 20 km orari. Ti prego, non girare dove giro io, non girare dove... Gira dove giri tu. E lì cominci a pensare a tutte le smadonnate che puoi, senza dirle perché si è sì. Quindi tu sei lì dietro e lui continua. Allora cerchi di, bene o male, di prepararti al sorpasso. Dici, la prima occasione, anche se c'è striscia continua, sono le 7 di mattina, non c'è nessuno che mi può fermare, ti metti lì pronta a sorpassare. Ed è proprio in quel momento che dall'altro lato della strada ti arrivano tutti, uno dietro l'altro, e tu non puoi sorpassare. Oppure la stessa cosa avviene, ecco il mio gatto, di ciao Jerry, niente, se ne strafrega, e lì mi interrompi, e lì arrivano tutti. La stessa cosa accade con i trattori. Di solito vi trovate il trattore che va meno di 20 all'ora, perché va meno di 20 all'ora, il trattore si stanno asciugando i capelli, non me ne frega, fate finta di niente. Ti trovi di solito il guidatore del trattore, che è un signore con una bella pancia, bello soddisfatto della sua vita campagnola. To, 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 to. Allora, la petta fa ti, 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 ti. Il trattore fa con questa bella pancia, di solito una camicia a scacchetti o a righe che tira sempre con i bottoni sulla pancia, il cappelletto di quelli da muratore perché tanto sotto al sole, e di solito con una mano appoggiata e con l'altra guidano. Allora a quel punto non puoi sorpassare, non puoi smadonnare, perché sei una signora e perché le smadonnate non si possono fare. A quel punto decidi di suicidarti con la musica, alzi a tutto volume lo stereo e speri che il malcapitato se ne vada il prima possibile. Se poi riesci a sorpassare, stamattina lo confesso, sono passata, mi sono guardata il becco e gli ho detto, passando col finestrino aperto, ma vaffan passando. Non so se ne abbia sentito, ma sono stata poco signora. Altra cosa, quindi la seconda che non sopporto quando sono in auto, sono sempre gli anziani che al mattino passeggiano, perché al mattino c'è l'aria fresca. C'è questa arietta fresca e loro se la vogliono godere. Ma loro sono in pensione, quindi miei cari signori anziani, voi siete in pensione. State là, tranquilli, passeggiate. Ma mettetevi a destra, c'è gente che deve andare a lavorare e che non può andare a 40 all'ora, ma perlomeno se ne vuole andare intorno ai 70-80 all'ora. Toglietevi dalla strada e mettetevi a destra. Vedete, già sto scrollando. Terza cosa, le rotonde. Allora, miei cari signori italiani automobilisti, a parte il fatto che nessuno in Italia usa la freccia, e io ogni volta, aia, mi sta mordendo il mio piede, che tra l'altro ho tolto le scarpe perché stavo morendo. Allora, in Italia non si usano le frecce o gli indicatori di direzione. Vi dice niente questa parola? Indicatori di direzione, usateli, dovete girare, usate la freccia. E ricordo che anche alle rotonde le frecce vanno usate per indicare dove si esce all'uscita in cui si esce. Quindi per favore, perché tu sei lì, no? Hai
il dovere di fermarti perché devi dare la precedenza. Quindi io mi fermo. Quindi arriva una macchina e tu ovviamente ti fermi perché sei convinta che quella macchina deve fare il giro della rotonda, quindi ti passi davanti, quindi ti fermi per dargli la precedenza. Che cosa fa questo all'ultimo momento? Gira nella tua strada. Quindi tu hai aspettato quel lasso di tempo, oppure tutta quella fila di macchine, perché? Per nulla, perché tanto lui girava e tu potevi immetterti. Cioè, questo mi dà profondamente i nervi. Dio mio. Altra cosa che mi dà ai nervi sono i pedoni. Il pedone, lo sono anch'io, però non sono così per strada. Il pedone sulle strisce pedonali. Lui è convinto di aver ragione solo per il fatto di essere sulle strisce pedonali. Eh no, cari, si attraversa, ma si attraversa la strada, perché c'è qualcuno che ti sta facendo passare in modo molto cortese, perché si è fermato e ti sta facendo passare. Che cosa fai? Attraversando la strada abbiamo varie tipologie di pedoni, guardate che capelli, le tipologie dei pedoni. Allora, la vecchia, la vecia che va a 3 all'ora e quindi tu pazientando perché lo vedi che poverina ha fatica a deambulare, quindi tu ovviamente attendi pazientemente che lei passa, però dici mannaggia perché non la posso mettere sotto e vabbè. Poi c'è l'indeciso, che comincia ad attraversare, poi si guarda intorno e si blocca. Tu sei lì che ti fermi. Quando vedi che si blocca, tu cominci ad andare. No, lui passa perché lui vuole vedere se tu hai i riflessi pronti, se tu sei attento. Eh già, e allora lì, tra, ecco l'inchiodata, che rischi che quello dietro ti viene addosso e ti fa un bel bip. Ci sono le signore o le ragazze che fanno la traversata in compagnia, la traversata chiacchierosa, diciamo, si mettono sulla strada, sulle strisce. Oh, ciao, come stai? Mo, che bel vestito! Tre passi ogni 5 minuti e intanto chiacchierano. Quelle sono quelle a cui una volta passate apri il finestrino e dici: "E certo, la prossima volta pure pasticcini a te." Su! E infine abbiamo i maniaci dei cellulari. I maniaci dei cellulari sono i peggiori. Non guardano la strada, non guardano dove vanno, perché? Perché mentre attraversano sono lì lì che digitano i messaggi, lì lì che giocano. Uè, alzate gli occhi! Ma dove vivete? Alzate gli occhi, guardatevi intorno, che vi perdete un sacco Altra di cose situazione sono. che mi dà profondamente ai nervi sono, e questo purtroppo devo dar ragione agli uomini quando dicono che noi donne al volante siamo terribili, perché sono soprattutto le donne che lo fanno. Che cosa fanno le donne? Si truccano. Allora, matita, mascara. Io ho visto gente che si metteva il fondotinta con il pennello o la terra con il pennello in macchina. Parlano al telefono, si puliscono gli occhiali, si mettono il rossetto, c'è addirittura gente che si mette la crema idratante in macchina. Allora io dico, io esco di casa in queste condizioni, struccata, al massimo mi porto la pochette per truccarmi al lavoro, adesso no perché fa troppo caldo, ma io dico. E vedete quegli specchietti retrovisori che non guardano dietro, non stanno riflettendo il dietro, ma sono tutti storti, gnaccoli, perché intanto mentre guidano loro si devono guardare, trovano la sbavatura? E se così, oppure con una mano guidano e con l'altra mettono mascara. Ma dove andate? Ma che cosa fate? Cioè, ma che cosa state facendo? E poi noi donne abbiamo la capacità, e questo lo riconosco, di fare 30.000 cose mentre guidiamo. Fumiamo, ci trucchiamo, parliamo con magari chi è con noi in macchina, parliamo al telefono e nel frattempo forse ci cuciniamo anche la colazione. Cioè, siamo fantastiche in questa cosa, siamo delle donne eccezionali, però che palle avere una donna La davanti che fa categoria così. Gli indecisi all'incroci. È una categoria che mi sta profondamente sulle balls e vi spiego perché. Lasciate perdere che io ho fatto un botto megagalattico in cui sono, se ve lo ricordate, io sono ancora in causa con la Genialloid perché io ho fatto un botto megagalattico, va bene, inutile che ci spendiamo parole. Immaginate la scena, incrocio. Mi è capitata stamattina, incrocio.
Mini Cooper era di un azzurro metallizzato, ma di quelli proprio sparati. Nuova, targata EZ. Sta ragazza in macchina con tutto il capello fatto, l'occhiale ballo scuro della serie io sono figa e gli altri non sono nessuno, si ferma. Che cosa aspettava? Ferma lì all'incrocio, le ore. Che poi io tra l'altro in macchina non tendo ad essere impaziente, però che cavolo, cioè insomma, metti a dura prova la mia pazienza. Stavo lì, prima o poi passerà. Mi guardavo. Cioè, tu non puoi aspettare che le strade siano vuote per passare, perché soprattutto a Roma non nessuno ti fa passare. Piano piano, piano piano vai avanti, prima o poi passi, ma piano piano vai avanti. No, lei era ferma, serafica, sono tutta io sono strafiga. Adesso qualcuno si fermerà e mi farà passare. Ma chi ti fa passare? La mattina alle 8 che tutti hanno fretta, ma chi vuoi che ti faccia passare? Tesoro mio, datte una svegliata, come diciamo a Roma, altrimenti ti do una spintarella da dietro, così almeno attraversi l'incrocio. Passiamo poi alla categoria di chi? Di quelli. Io li chiamerei logorroici. In auto, perché? Perché stanno al telefono. Allora tu vedi quelli, scusate, io prendo il pacchetto di sigarette per farvi vedere. Ci sono quelli che parlano al telefono così. Non tengono il telefono così, pensando che se lo tieni così e ti vede la polizia non ti fa la multa. Oppure perché è più facile, lo abbassi, passi la volante e poi ti rimetti così. Il bello è che molto spesso guidano con la destra, tengono il volante, con questa tengono il telefono. E appoggiati alla macchina, non guardando il finestrino, sì, il finestrino, non guardando lo specchietto retrovisore, ta, 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 loro chiacchierano, si raccontano la vita, litigano. Io ho visto gente litigare in macchina ferocemente al telefono, sembravano pazzi. Ta, 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 parlano, parlano, parlano. Ovviamente devono mettere la freccia. Con quale mano la metti la freccia? Con quale mano lo cambi? Con quale mano la cambi la marcia? Me lo dici tu con quale mano? No, loro vanno sempre con la stessa marcia, in salita, in discesa. E tu lì dietro, tu stai lì dietro perché non riesci a passare. Ma io dico, ma quanto cavolo vi costa un Bluetooth? Adesso i Bluetooth si trovano dai cinesi sulle bancarelle. Per chi non ha la fortuna di avere ancora la macchina con il Bluetooth incorporato, compratevelo. Ci sono delle pinzette a cui colleghi il telefono, tra e ti fanno da Bluetooth. Io ho la macchina con il Bluetooth incorporato, quindi attraverso la rete Bluetooth collego il telefono alla mia macchina. Per fortuna che non ho un iPhone, perché l'iPhone non si collega alla Peugeot. Quindi invece il Samsung Android sì, prima di uscire da casa, prima di uscire dal garage, li collego tra di loro, mi squilla il telefono, mi compare il nome, il numero sul display della macchina di chi mi sta chiamando. Se voglio rispondere faccio ok, altrimenti lo lascio squillare oppure attacco, non è un problema, oppure clicco ok e parlo, ma mentre parlo io ho le mani libere. Posso guardare lo specchietto perché tanto è come se mi parlasse la macchina e io parlassi alla macchina senza rompere le palle agli altri. Ultimissima cosa, poi smetto perché poi ce ne sarebbero tante da dire, ma mi fermo qui perché poi sennò sto video diventa lunghissimo. E ultima cosa che mi dà profondamente fastidio, cioè dopo questo video penso che mi ricoverano la neuro perché tutta la rabbia, tutta l'insofferenza che queste situazioni mi provocano esploderà all'interno. Vedete, perdo il filo del discorso. Ho perso il filo del discorso. C'era una cosa che mi dava profondamente fastidio: i capelli si stanno asciugando. Io dovrei asciugarli, vabbè. Comunque, la mia cervicale mi dirà: ciao, ciao, na, 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 na. Che cos'era l'ultima cosa? Perché poi. Cioè, non è facile da ricordare. Io ho le forcine qui dietro, i Ci capelli sono asciugando tragici. abbastanza, vabbè. Sono ancora bagnati però, mamma mia. Comunque, vabbè, dopo questo potete dire di essere veramente degli affezionati perché, vabbè, oh, vedete che si stanno asciugando bene. C'era un'altra categoria che mi dava fastidio, ma non mi ricordo più quale Ecco che categoria. categoria. Allora, io quando sto per uscire,
chiudo la porta del garage, salgo in macchina, che cosa faccio? La prima cosa che faccio è mi metto la cintura di sicurezza. Io non dimentico mai la cintura di sicurezza, mai, mai, nemmeno morta. Detesto chi mentre cammina si mette la cintura di sicurezza e quindi lo vedi che non riesce a girare il volante perché fa fatica, perché con l'altra mano è impegnato ad allacciare la cintura di sicurezza e vedi che si sforza. Cioè, mettetela prima, 2 secondi prima. Che cosa vi costa? Che cosa vi costa? Boh. Dopo questa sclerata insieme, fatemi sapere che quali sono le cose che invece più odiate mentre siete al volante e che perché non ha la patente, patente, come parlo, e perché non ha la patente, quali sono invece le cose che vi danno più fastidio degli automobilisti. Ah, ultima categoria, i ciclisti che se non c'è la pista ciclabile, il codice della strada vi obbliga a stare a destra in fila indiana. No, sembrano sciami, tutti insieme. Poi passi, li sfiori. Ah! Quando è così, quando vedo che poi mi mandano a quel paese, perché comunque lo spazio non c'è, che cosa faccio? Io inchiodo e aspetto che passi. Dico, qual è il tuo problema? Perché lì mi fanno profondamente arrabbiare. Sono diventata rossa anche per la rabbia. Aspetto le vostre esperienze, fatemi sapere cosa vi dà fastidio. E queste sono le cose che odio di più quando sono al volante. Ciao, grazie della compagnia, eh. Un bacio. Ciao a tutti.